Luna, ci siamo! Ci siamo? Luna esterno! Attenzione, vediamo se se lo ricordo, se mi ammazza. Se l'ha ricordato, incredibile! Luna, interno! Mamma mia, che gioia che mi dà finalmente! La prima gioia della giornata da parte tua! Guarda com'è così alto. Se vai dentro qua con la macchina o con la moto, ci resti solo dentro. Sì. C'è tipo il fiume. Che bello. Sì. Tramonto in diretta dal Colle dell'Isoard. Eccoci arrivati a Briançon. Briançon du Spritz. Son. Guarda che c'è una costruzione sopra la roccia. È un forte. Route des Grand Alpes. Fortification de Vurban. Adesso dobbiamo cercare le indicazioni per Monginevro. Porca puttana. L'hai presa anche tu? No. Che ha preso una buca, porca miseria, che botta. Comunque seconda volta che senza chiedere niente ci chiedono se vogliamo una foto. Pazzesco, tra l'altro proprio sul Galibier e sull'Isoard, due passi più belli. Sì. Flashback. Lo vuoi? Do you want a picture with the motorbike? Sì. C'è il cavo. Ancora. E ancora. Poco ma si c'è. Ok. Ok. Ma andiamo. Sì, grazie mille. Grazie. Gentilissima. Senza se parte. Thanks a lot. Grazie. Guarda che bella. Sì. Sono tutti gentili. Madonna, ma in una maniera incredibile. Cioè, mai visto una che si ferma in curva a chiederti se vuoi una foto? Ti immagini veramente se partiva? Do you want a picture? Yes! Thanks! Bye! Aspetta che mi tolgo il cavo dalle mutande. Ok, possiamo andare. End of flashback. Ma non ho capito, ma era francese? Era francese. Io li prendo sempre per il culo, perché non si lavano il culo, nel bidet perlomeno. Loro dicono je fais la douche, io ho i miei dubbi, però vabbè. Sì, appunto, anche perché ogni volta ti fate la doccia. Ma infatti boh, vabbè. Ma tralasciando quello, cioè sono gentili comunque. Sì. Cioè anche perché io quante docce mi dovrei fare al giorno, scusami, 5. Che schifo. Cioè non è sostenibile per il pianeta. Aspetta, di qua no, a 50 metri... No, anche perché c'è il divieto. Però siamo passati l'anno scorso, eh. Tutte direzioni. Sarà di qua. Luna, tutte le direzioni in verde. Sarà di qua per forza. Tutte le direzioni di qua? Sì. Aspetta che guardiamo il navigatore, va. Perché ho come l'impressione che sia di là. Perché qua non c'è nessun. Non c'è nessuna indicazione, c'è solo l'Isoard. Non prende. Molto bene. Aspetta che provo a guardare il mio.
comunque vedi che hanno proprio la cultura della moto, perché vedi che te la mettono anche, guarda lì nel cartello dell'albergo, che ti mettono il simbolo del dormire e della moto. Ah sì. Il mio prende. Devo mettere no, cazzo, non mi prende più. Devo mettere Monginebro? Devi mettere Saudo Lux. Saudo, sì. E non c'è. Perché siamo qua? Cioè la mappa ce l'ho caricata un po'. Anch'io ce l'ho, guarda qua. Noi siamo. Ma scusami, ma. Mi sa che siamo qua. Quindi noi dobbiamo andare di qua. Quindi di là. Di là. Minchia, che profumo di focaccia con le cipolle. Moments later. E l'una qua praticamente a sinistra. Sì. No, lo sto dicendo per te. Lo sto dicendo per te che sei dietro. Sì, dritto. Sì, sì, sì. No, dritto un c***o che gli entri nel negozio. E beh. Madonna che salita. Minchia. La gendarmerie. Ok, un vago ricordo di averla fatta l'anno scorso sotto la pioggerellina, questa strada. Qua gira a sinistra e segui alla strada. E qua gira a destra e andiamo in su. Monginevro. Luna, ci siamo? Siamo, Monginevro. Stiamo guidando da 7 ore e mezza. E non è finita. Bene Luna, questo è l'ultimo passo della giornata di oggi. E dove sei? E ho voluto passare sulle strisce. Arrivo. Se mi ricordo bene dall'anno scorso che l'abbiamo fatto più o meno alla stessa ora. Anzi, forse era leggermente più tardi. Era veramente bello e ci siamo veramente divertiti. Quindi direi che praticamente, riassumendo la giornata di oggi, Colle della Fauniera, carino, di paesaggio, orribile di strada. Colle di San Pere, orribile di paesaggio, orribile di strada e orribile anche di tempo in quel momento. Colle dell'Agnello, molto bello di paesaggio, passabile di strada nel lato italiano, più che passabile di strada nel lato francese. Colle dell'Isoard, paesaggio bellissimo, asfalto perfetto, strada super divertente. E adesso ci spariamo anche il Monginevro e ritorniamo in Italia. Oh. Luna, concordi col mio riassunto della giornata? Cosa? Dico, concordi col mio riassunto della giornata? Ti trovi nelle mie parole? Sì, mi trovo. E ti perdi nei miei occhi? Sì, certo. Non so, di solito funziona così. Non ti perdi tu nei miei, figurati io nei tuoi. Che cazzo vuol dire? Di solito è l'uomo che si perde. Ma io non mi perdo mai. Ah, ok. Si perdono quelli che non sa le strade. Io le imparo a memoria e poi mi perdo lo stesso. Ah, ecco. Abile e arruolata. Comunque sul Monginevro ci sono la bellezza di 22.3 gradi qua alla partenza a Briançon. Luna l'anno scorso mi aveva categoricamente proibito di ripronunciare le parole in francese, dicendo che la mia pronuncia era oscena. Com'è che era? Boulevard sur Arc? Boulevard sur Arc. Flashback. Guarda che paesino caratteristico. Tutto in pietra. Tutto in pietra, sì. Guarda anche la chiesa. È Boulevard sur Arc. Bello però. Sì, molto. L'hanno mantenuto apposta tutto in pietra. End of flashback. E d'altronde se Boulevard sull'arco, io cosa ci devo fare? Vabbè. Se era Boneval giù dell'Arc, era una roba. E Boneval sull'Arc, e mica questa cosa fa. Luna, ci siamo! Ci siamo? Le senti le curve rotondeggianti di questo colle? Senti come si pennellano bene? Sento, sento. Guarda anche il Suzuki Jimmy come viene su, come un... Percepisco. Guarda come si sposta, gentilissimo, il Suzuki Jimmy. Diavo, io amo i francesi.
attenzione qua, strumento del demonio. Se usassero il bidet, cioè, avrei, non potrei più neanche prenderli in giro per quello. Vabbè, si mangiano le lumache. Ma cosa c'entra? Anche in Italia qualcuno mangia le lumache e le rane. Cosa c'entra? Magari sono buone. Uno mangia le cozze e sono viscide uguali. Tipo, a me non piacciono, ad esempio. Ognuno. Luna esterno! Attenzione, vediamo se se lo ricordo, se mi ammazza. Se l'ha ricordato, incredibile! Guarda qua, Sunset Boulevard. La strada del tramonto. Che può essere letto come che uno sta morendo, oppure che stiamo facendo il Monginevro col tramonto. Polonia, no, questo non si sposta. Polonia le moto le vedono un mese all'anno col freddo che fa. Fatti vedere gli specchietti con cattiveria. Sì, magari evita di entrargli però nel cassone del camion. Sì, no, guarda questo dove va le curve, dove fa le curve. Vai, non viene giù nessuno. Non arriva nessuno? Io ho visto prima, adesso non lo so. Fanno due camion polacchi al confine francese. Wait a moment, please. Wait a moment. Che ansia, che peso. Vieni, vieni, vieni subito. Luna, interno. Mamma mia, che gioia che mi dà finalmente! La prima gioia della giornata da parte tua! Luna! Esterno! Luna, taglia interno! Mamma mia! Adesso sì che ci gasiamo! Siamo a quota 2360 metri e beh, il paesaggio spettacolare. Fa freddo, sì. Le innovazioni tecniche qui, cosa ci dicono? Attenzione, 14.8! Hai ragione, fa freddo, io ho appena tolto la maglietta per fare le foto.